Si può, buongiorno, poesia merenda, ma che musichina dolce ho messo oggi, eh? Hai visto? Hai visto che ho messo la musichina dolce? Sì. Ecco, allora, grazie, queste grazie. Pause. Grazie, grazie. Sei emozionato anche oggi? Hai ancora un pochino di emozione di ieri? Sì. Di la verità. È vero. Diciamocelo. Mi hai sgamato. Mi hai scoperto. Devo dire che ieri è stata veramente un'altra giornata estremamente emozionante, davvero emozionante, sì. Carica di belle sensazioni, di tante belle persone che perché si sono mescolate, si è mescolato proprio tutto, tutto sensazioni tutto. E poi fare la presentazione all'aperto in un paese di poche anime, ma lì eravamo veramente in tanti perché eravamo tutti uniti, tutti. Sì, infatti. Poi mi ha fatto piacere rivedere due amici con i quali ho lavorato tanto tempo e li ringrazio insieme alla Chiara della biblioteca e al sindaco. Sì, c'erano tutte le autorità, c'erano le volontarie della biblioteca, c'era la gente di Faule, che è stata davvero incredibilmente, come posso dire, vicina all'evento, sì, sì. Proprio coinvolti. E c'era un salutone anche alla tua collega. Sì, Ramona. Eh sì, Ramona che ha presentato questo libro per bambini, molto carino e anche in una maniera davvero particolare. Sì, l'ha presentato in modo veramente originale. Sì, volevo fare la splendida e dire il nome del teatrino, ma non mi ricordo come si dice in giapponese questo teatrino. Sì, l'ha detto però. E quindi, però è stato veramente davvero molto molto bello. Ci torneremo nell'arco, diciamo, della nostra chiacchierata su queste emozioni. Anche perché devo dire che è stato veramente tanto tanto coinvolgente, sì. Anche proprio per lo scambio che c'è stato con le persone. Sì, ci sono state domande, ci sono state risposte, ci sono state disquisizioni anche interessanti perché hanno fatto domande puntuali. Specialmente Chiara che aveva sì, detto sì, libro, Chiara, ma esatto, devo dire che ha centrato più punti proprio, sì. Molto bene. A me piace tanto
quando appunto è presente qualcuno che ha letto il libro e non faccio io la presentazione, perché perché possono farti quelle domande che sembra brutto ti faccia io, perché sennò è come sembrano un po' preparate, invece quando arrivano così spontanee devo dire che è più bello, esatto, più coinvolgente, danno una grande soddisfazione e anche le persone si sentono coinvolte ed è la cosa bella bella infatti. E poi mi è piaciuta Chiara, lo voglio dire prima che poi mi passa di mente, no certo, perché così mi ha fatto sorridere ma nello stesso tempo io me lo ricordo ancora, perché non so se ricordi la domanda che mi ha fatto, ma ci sarà un prosieguo di Amore Amaro 2.0? Te l'ho messa questa pulce nell'orecchio, sì. Di la verità. E di scrivere un romanzo, una pseudo continuazione di questa, ma dal punto di vista di Lia. Esatto, devo dire che era già stato chiesto da più persone, sì, se ci sarebbe stato una continuazione sì, in però, realtà, ma questo aspetto effettivamente che ha sottolineato diverso. Chiara è davvero particolare ed è una sfida, perché per un uomo quasi accettato, esatto, per un uomo scrivere dal punto di vista femminile non è esattamente facile, proprio perché in quanto maschio non credo che sarà facile, ma voglio provarci. Allora, Chiara, te lo diciamo ufficialmente, Carmelo Cossa ha accettato la sfida, quindi l'accendiamo, ci sarà, quando insomma a tempo debito, una versione di Amore Amaro, un proseguo di Amore Amaro 2.0, esattamente come l'hai pensato, suggerita tu. Sì, ecco, perché mi ha colpito, no? 2.0, quindi... Ma sì, diciamo una cosa sì, assolutamente una porta per 2.1, 2.2, ma diciamo innovativa, no? Sai, no, che adesso ormai si usa questo 2. 4. Punto, cioè sì, ormai sì, sempre più avanti, però sì, effettivamente sì, qualcosa di nuovo che potrebbe essere sicuramente originale. Io ci proverò a scrivere dal punto di vista di una donna. Non so se dovrò indossare la gonna o che, ma ci proverò. Ma bisognerà sicuramente aprire la mente a nuovi punti di vista, perché sì, giustamente, cioè, ma è sta tutta lì la sfida, no? Sì, sì, sì. Aprirsi poi a... Sì, perché scrivere le cose facili, allora... alla fine non c'è manco più gusto. Esatto. Accetto la sfida. Allora, sfida accettata. Chiara, sappi che tu hai innescato un meccanismo, no? Hai acceso la miccia e la bomba esploderà, sappilo, è bello anche questo dal mio punto di vista, proprio bello questo modo di poter, come dire... Sì, sì, per coinvolgere, no? Esatto, di poter creare cose nuove, progetti nuovi, esatto, e anche sfide nuove con se stessi, no? Perché... Sì. Sono sicura che non sarà facile. Io l'ho facile. Messo, non ho mai scritto dal punto di vista, esatto, femminile, non so se sarà facile, ma voglio provarci. No, esatto, molto molto bene. Senti, bene, a questo punto poi torniamo magari a parlare di ieri, ma mi piacerebbe iniziare a condividere una delle tue poesie, visto che tra l'altro molte persone te lo hanno... Ti hanno fatto proprio, sì, delle richieste specifiche, no? Specialmente ieri. Esatto, allora magari possiamo iniziare accontentando qualcuna di queste richieste. Da dove, sì, vuoi tu, naturalmente, tira fuori dal cilindro qualcosa. Questa è proprio l'umanità e l'attimo. Cominciamo con l'umanità? Cominciamo con quello che vuoi, nel senso che tanto abbiamo il tempo, sì, di... Insomma, di accontentare due o tre richieste, per fortuna, insomma, oggi torniamo alla poesia, che poi è il nostro, cioè siamo partiti da lì, siamo, no? Poesia merenda nasce per condividere la poesia. Ogni tanto andiamo a fare merenda in giro. In giro, a destra e a sinistra, esatto, fantastico. E adesso torniamo qua e leggiamo L'umanità. Quando si apre un giorno nuovo, devi dire grazie a Dio per il dono della vita che ti ha regalato. Sei nato nudo e povero di tutto, ma ricco di gioie e di valori veri. Ti ricordo allegro da bambino, e quando all'umanità tu sorridevi, capivi che la ricchezza vera aveva un solo nome. Ricordi? La chiamavamo dignità.
Dignità condita con l'amore ai sogni, con la luce e il sole di chi ti mise al mondo, per regalarti vita e sentimenti veri. E ti ricordo in braccio alla tua mamma, era la tua vita, il tuo stelo, e tu il suo fiore. E ti ricordo appeso agli occhi di tuo padre, era la tua leggenda da seguire, e tu il suo frutto acerbo che curava. Un figlio è il seme dell'amore, un germoglio nato da accudire e un fiore da amare per il resto della vita, affinché possa profumare l'aria intorno. Ma tu ricorda, coltiva i sogni e vivi finché sei vivo, ma vivi di te, d'amore e di valori veri. Tu sei te stesso e vali tutto ciò che sei, il resto è stato già copiato. Ora prova a ricordare, eri cortese e fine nei tuoi modi, e avevi sempre fame di sapere. Poi, già convinto di saper volare, lasciasti il nido troppo presto e con le ali ancora senza piume, franasti in terra e ti facesti male. Ora impegnati a non dimenticare, ma se scordassi l'urlo di quel giorno, sarà la vita a ricordarti che dalla fretta non c'è nulla da capire e meno da imparare. Ma con l'esperienza e l'umanità sarai maturo e potrai vivere la vita sognando e amando ogni volta che nasce un nuovo giorno. Beh, che dire, sono parole bellissime, molto forti, ricercate. Mi piace la frase che è dedicata al padre. Sì. Appeso agli occhi di tuo padre. Io non so come tu trovi queste mescolanze di parole, ma veramente fanno venire i brividi, perché lo siamo stati tutti, legati così tanto alla famiglia. Ogni figlio ammira e vorrebbe imitare i suoi genitori, almeno io parlo per me, ma credo che sia un desiderio comune, credo, ma non posso dire. Però c'è sicuramente in tanti, ecco. Io ricordo che sono stato spesso appeso agli occhi di mio padre, perché cercavo di prevenire quello che lui stava facendo con le mani, no? E i suoi occhi mi sembrava che parlassero, e allora cercavo di ascoltare lo sguardo, è difficile ascoltare lo sguardo, no? E quindi uno ci si appende, e io mi ci appendevo spesso. È una bellissima immagine che rende tanto l'affetto che tu hai avuto la fortuna di poter provare per tuo papà, per la tua famiglia, per la tua mamma, perché adesso noi parliamo di questa frase che mi ha sinceramente perché è come una pennellata, no? Rende molto l'idea, ma tu hai speso tante parole per la tua famiglia, dolcissime, sì, ci sono parole molto belle, sì. Proprio riferite alla... E ti ricordo in braccio alla tua mamma, era la tua vita, il tuo stelo, e tu il suo fiore. Quindi... Esatto, quindi sono proprio parole che sì. Molto belle, molto forti. Diciamo che la speranza è sempre che tutti possano aver vissuto questa esperienze bellezza. Come queste, perché esatto. Purtroppo sappiamo che non è per tutti così, la vita purtroppo alle volte... diciamo, non ci regala esattamente esatto quello che però. Magari vorremmo, però sicuramente il legame che c'è tra genitori e figli, anzi in questo caso è il figlio che guarda, sì. Visto dal punto di vista del figlio è veramente tanto affetto e tante belle parole. Infatti questa poesia l'ho scritta appositamente guardandola dal mio punto di vista, ma come se mi fossi parlato e guardato in uno specchio, perché io dico proprio e ti ricordo in braccio alla tua mamma. Sì, è Carmelo perché... che parla Carmelo. Carmelo parla Carmelo. Sì, sì, o sì, Carmelo sì. Parla quella roba lì che vede nello specchio. Certo. Perché mi sembrava brutto dire e mi ricordo in braccio alla mia mamma, sarebbe suonato diverso. Ma probabilmente in quel momento era giusto così, poi voglio dire, magari in un altro attimo della tua vita ti sarebbero sembrate adatte parole diverse, no? No, perché ho voluto specificare questo perché alcuni mi hanno chiesto, ma di chi stai parlando? Io sto parlando di me. Ma parlavo... con me medesimo. Parlavo di me, ma parlando a quello nello specchio. Certo, ma quante volte lo facciamo? Capita spesso. Esatto, in tanti. Io anche lo faccio spesso di raccontarmela la rava, la fava,
facciamo delle grandi chiacchierate, Ivana e io. Cioè, anzi, soprattutto parlo io con lei, che tanto lei non mi può rispondere, che è dentro lo specchio, no? Quindi, quando parliamo con noi stessi, secondo me cresciamo sempre. Io credo di sì, perché io ogni tanto parlo nello specchio, vedo quella roba lì che magari grugnisce, e io gli sorrido e lui sorride, no? E allora certo. Sorridiamo insieme. Esatto, allora ci facciamo bello, compagnia. No? Esatto. Senti, voglio mandare un grandissimo saluto e un buongiorno a Pierangelo Cardia. Ciao Pierangelo. Cinzia Massa che ci augura buon pomeriggio. Poi Barbara Ferraro, ciao. Francesco Murlo, Danilo Pagano, buongiorno. A tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Ci tengo a ricordare che domani questa nostra chiacchierata andrà in replica su Radio Moncalieri, quindi www.radiomoncalierionline.it, e quindi salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Moncalieri, nonché tutto lo staff, in particolare Gianni, il nostro direttore. Ciao Gianni Ricci. Ciao a tutti. E ovviamente tutto lo staff, perché se questo è possibile, sempre, come dice sempre lui, è grazie a un lavoro che si fa tutti insieme. E quindi mi raccomando, se avete piacere, andate a curiosare anche lì, perché di cose belle ce ne sono dappertutto, no? Si può sempre scoprire un nuovo punto di vista. Ovviamente, oltre a salutare tanto tutti voi, voglio salutare anche Lucia Simonis. Ciao Lucia. E ovviamente ciao, Lucia, ciao a tutti. Tutti i nostri amici dell'angolo del confronto. E ovviamente, ripeto, tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Torniamo alla poesia però, perché se no il nostro tempo passa, vola. E cioè, ti hanno fatto... Esaudiamo un'altra richiesta, un altro... Un attimo, prego. Non andrà perduto ciò che nel cuore è buono e non fallirà l'approdo se lasceremo andare. La fretta di arrivare, la paura di cambiare e la convinzione di ragioni inesistenti. Se la cosa è giusta succederà già oggi, ma non importa se succederà domani. Il treno della vita corre, ma anche se in ritardo, ci arriverà davanti per regalarci ciò che noi cerchiamo, se quello che abbiamo avuto non c'è mai bastato. Il treno che aspettiamo è la vita che viviamo, accettiamola, e ci regalerà la forza, la gioia e la magia per vivere l'immenso che ha un solo nome. Si chiama volontà. Volontà di vivere e di giungere alla meta senza fretta, senza affanno e senza far male a chi ci vuole bene. La volontà è vita e la vita è un sogno che ci ha regalato chi ci mise al mondo. Regaliamoci anche noi il sogno dell'amore e vivremo ancora amore da donare al mondo, a chi amiamo e alla natura che profumerà di noi. Il dono della vita e dell'amore hanno lo stesso odore, un odore che dura solo un attimo, ma quell'attimo, amandolo e curandolo ogni giorno, durerà tutta la vita. E vai! Questo è un altro bell'attimo, un'altra bella attenzione a quel tempo che noi viviamo tante volte, come dici tu, senza viverlo, no? Sì. Quando tu dici voglio vivere finché sono vivo, vivere ogni attimo, quegli attimi che noi tante volte... come dire, siamo talmente di corsa che neanche gli diamo la giusta importanza. E invece gli attimi si dovrebbero vivere tutti. Assolutamente sì. E poi ricordarli. Io ieri ad esempio ho vissuto tanti attimi. Sì, ieri è stata una gran bella giornata. Ma anche oggi, ma anche ieri, anche l'altro ieri. Io credo che ogni giorno, guardando la vita da un certo punto di vista, specialmente dal punto di vista di chi ha rischiato di perderla, sì. Credo che ogni giorno troverà degli attimi indelebili e indimenticabili. Concordo. Io mi impegno a cercarne sempre, ma non faccio nemmeno fatica, perché specialmente negli ultimi tempi, non vorrei dirlo troppo forte, sì. Negli ultimi tempi arrivano delle bellezze che non ti aspettavi? No, che non mi aspettavo, e quindi sono ancora più belle. Ma sicuramente, se posso permettermi di dirlo, una cosa che trovo bellissima è la casualità. Cioè, quando noi non ci aspettiamo nulla,
io non credo al caso, secondo me nulla accade per caso, però se noi non abbiamo grandi aspettative, no? E ci mettiamo, come dire, in ascolto, semplicemente stiamo lì a vedere che cosa accade. Ti arrivano dei doni, secondo me, degli attimi, delle emozioni pazzesche, e tra l'altro hanno ancora più valore per noi, probabilmente, perché se siamo lì senza aspettative, riusciamo davvero a ottenere il massimo. Sì. Tanta roba. Sì, sì, è tanta roba, perché se invece uno si aspetta. Se uno non si aspetta niente e arriva uno, è bellissimo. Se certo. uno si aspetta 100 e arriva 99, è triste. E rimani già un po' deluso. Lo so che è assurdo, no? Assurdo. Perché è un meccanismo mentale quello che ci piglia. Esatto. Perché dovremmo essere contenti comunque. Ciò nonostante, se ti crei delle aspettative, c'è poco da fare. Alla fine un po' delusi rimaniamo. Se invece andiamo veramente aperti, incontro a ogni attimo, a ogni esperienza della nostra vita, ecco che tutto ciò che arriva... È buono, ci piace, ci fa stare bene. Infatti, come questa... siamo stati bene ieri. Sì, ma infatti il primo verso di questa poesia dice: non andrà perduto ciò che nel cuore è buono. Esatto. E quindi è esatto. racchiuso nelle parole che tu hai appena detto. Esatto, no? Infatti devo dire che mi ha ispirato. Sì, tu sì, sai sì. che questo è un po' il mio pensiero in generale, però come dico, non so come fai, ma comunque riesci a mettere insieme le parole in un modo che poi quando le senti veramente ti danno tanta emozione. Sì, è un dono anche questo, come dipingere, come cantare, come suonare, come fare così. Ogni cosa che si fa, secondo me, è un dono. Vero? Che se uno volesse imitare un altro rimane difficile. Se invece fa quello che sa fare, è un dono meraviglioso. Assolutamente sì. Come Lucia... Simonis, sì. Io quel quadro è meraviglioso. Ce lo stiamo portando dietro, devo dire. È bellissimo. Ieri l'hanno apprezzato di nuovo in tanti, esatto. no? Quindi se ci ascolta. Ci ascolta, ci ha mandato il saluto. Voglio dirle sì. ancora grazie, perché è stato veramente un attimo che durerà. Tanto, perché rimane presente. Esatto. Lei l'ha creato proprio questo attimo, e quindi lo puoi prendere in mano. Cioè io l'ho incorniciato per non sciuparlo, perché se non l'avessi fatto... È una cura, è anche una cura. Questa, no? È sì. la cura per qualcosa amandolo che c'è. Amandolo e curandolo durerà tutta la vita. Bravissimo. E quindi ecco che, diciamo, stai mettendo in atto ciò che in effetti tu hai scritto all'interno di questa tua poesia. Scegli un altro che il tempo vola. Intanto, saluto Laura Mosca, Seria Mendola, Lucia Simonis, appunto, Bruno Calzolai, veramente, ma quanti siete, ma che bello, bellissimo, 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 grazie. Io dico ciao a tutti, andrò a salutarli dopo, a commentare dopo, perché... Se mi distraggo, no, non ti distrarre, no. Io le persone che riesco a vedere le saluto, poi vi saluteremo come sempre dopo, perché come sapete Faccia Libro fa così, fa vedere qualcosa sì, qualcosa no. Quindi ciò che noi, quando vi vediamo, vi salutiamo con il cuore, altrimenti arriviamo dopo. Prego, cosa ci leggi adesso? Aspettavo di vivere l'amore, aspettavo che il sogno si avverasse, aspettavo che tu capissi chi sei, chi è l'amore. E cos'è la passione? Aspettavo che arrivasse un treno che si chiama vita e che tu scendessi per guardare insieme l'alba e il sorgere di un giorno nuovo. Un giorno è una vita mai vissuta prima, un'esistenza dipinta coi colori dell'amore e di un sentimento che non avrà mai fine. Ti ho aspettata, ma ti aspetto ancora, per farti felice, regalarci l'immenso e darti acqua quando avrai sete, sole quando avrai freddo, mare e cielo quando avrai caldo. E ciò che avrai bisogno da mattina a sera. Poi sarà la notte a regalarci amore e a prendersi cura di te, di me, dei nostri sogni e forse di un sentimento che si chiama amore, ma forse possiamo già chiamarlo vita. Allora aspetto, perché il sogno di un amore non invecchia come ho fatto io, ma nutre la forza di vivere finché sono vivo, e anche se nessuno crede, sono pronto per vivere un altro giorno e un altro sentimento che finalmente potrò chiamare ancora amore. Eccolo qua. Questa è un'altra poesia di quelle che secondo me, insomma... Nascono di notte. Sì, nascono di notte, ma di giorno danno tanta emozione. Sì. Perché se ci fermiamo
a riflettere su ciò che tu scrivi. Credo che ognuno di noi, prima, dopo, durante, nell'arco della nostra vita, ha fatto, ci siamo trovati a pensare, no? Sì, sì, sì. A quanto, credo di sì. A quanto il tempo va veloce, a quanto magari vuoi ancora vivere delle situazioni e magari le stai ancora sognando, chissà, no? E quindi il fatto di scrivere queste cose ci trova un po', va a toccare, a suonare un po' i tasti della nostra anima, e in qualche modo ci tocca tutti, con una frase, con un'altra, non è detto, no, che ci tocchi tutti con la stessa parola, perché le esperienze di vita ovviamente sono tutte diverse. Sono differenti, chiaro. Ciononostante, quando parliamo di emozioni, di amore, di solitudine e di speranze anche, ecco che siamo tutti lì, pronti, no? Ah sì, voglio ancora crederci, sì, in un sogno. Io credo che ognuno di noi abbia vissuto o prima o poi vivrà ciò che ogni altro scrive o che ogni altro vive, perché la vita è fatta di questo. Assolutamente. Perché se non succedesse mai nulla, se non ci fossero sogni, se non ci fossero speranze, ciao, una vita, esatto. Così, un po' piatta, diciamo. Esatto, no? Un po' piatta è anche un eufemismo, veramente, sai? Invece a noi ci piace vivere, ci piace. Ma sì, assolutamente. Bisogna vivere, bisogna correre, rincorrere e perseguire i sogni, perseguire la meta. Percorrere... Esatto. Si pensa che i sognatori siano persone che pensano che sia tutto facile, no. No. Secondo me per sognare ci vuole coraggio. Perché? Perché quando tu sogni e corri incontro al tuo sogno, è faticoso. E a volte magari sembra pure che questo sogno che tu hai, no? Qualsiasi esso sia, magari non sempre trovi magari il sostegno delle persone, ma no? Tu hai detto... Tante volte magari dicono, ma lascia perdere, no? E invece tu, decoccio, vai avanti lo stesso. Sì, e non tu è hai facile. Detto una cosa molto bella, che sognare ci vuole coraggio. Sì. Perché uno può sognare un giorno, due giorni, una settimana, un mese, sei mesi, un anno, due anni, poi a volte si sconsola e dice basta, non esatto. Butto via tutto, il non rischio più, no. E ci siamo passati, penso tutti, no? Quando uno, l'ho scritto in una poesia che abbiamo letto la volta scorsa, mi sembra, che diceva che perdere la voglia di sognare guai. Fa più male di un sogno che svanisce. Assolutamente. Quindi la voglia di sognare, secondo me, è quella che ci tiene in vita, ci alimenta. Assolutamente, assolutamente sì. E come dico, obiettivamente, no? Perché dobbiamo essere anche un po' obiettivi. A tutti è capitato ogni tanto e dice, ma sai che c'è, ma basta, ma io sono stufo. Non ce la faccio più. Ne fa butto più. Via basta. Tutto. Boh. Poi in realtà, se tu ci credi davvero, passato quel momento di rabbia, prendi, raccatti un po' su tutto quanto, no, aspetta, però io... No, ma a me quando capita così, aspetta che... vado a fare pace con quello che vedo nello specchio. Esatto, esatto. Proprio perché non è facile. No. Forse è più facile mollare, è più facile magari arrendersi al cinismo o magari a tutte le difficoltà che ci girano intorno, perché sono martellanti, delle volte veramente dici, allora... che beh, porca paletta, insomma. No, e invece no. Adesso passami una frase forse poco fine, no? Ma prego. Mi è venuta in mente, voglio dirla, no? Sono in tanti a dire chi si accontenta gode. Io posso dire come la penso? Prego. Chi si accontenta non ci ha capito nulla. Io credo che sono d'accordo. Io sono d'accordo con te, non è che lo credo, io sono d'accordo con te, bisogna provarci almeno. Poi, io sono contento della giornata di ieri, anzi sono felicissimo, ringrazio ancora tutti col cuore, ma non posso accontentarmi, io voglio vivere altre giornate come quelle. Esatto. E per cui bisogna cercarsi, quindi bisognerà impegnarsi per sognare ancora, sognare per ancora. Vivere ancora qualsiasi cosa. Esatto. Quindi se ci accontentassimo, poi
basta. Abbiamo già finito, esatto. Ho presentato il libro, è uscito il libro, l'ho presentato già 5 volte, è stata una più bella dell'altra. Boh, quindi, no. ancora. Sei incontentabile, Carmelo Cossa. Allora. Finché non esce Amore Amaro 2.0, bisogna presentare questo. E lo faremo ancora, ci sono già tra l'altro, insomma, anche lì dei bei progettini, non diciamo ancora nulla, perché ovviamente, insomma, bisogna anche tenere un pochino, preparare, fare in modo che questi sogni diventino realtà, sì. Lasciarli concretizzare, però ce n'è di belle cose che stanno bollendo in pentola. Allora, Carmelo, io non te lo vorrei dire, ma la nostra mezz'ora se n'è andata. Vogliamo leggere ancora e salutarci su un'ultima poesia? Una piccola poesia per salutarci e per darci appuntamento a Poesia Merenda di sabato prossimo, che tra l'altro vorrei ricordare ai nostri ascoltatori sarà l'ultimo appuntamento prima delle vacanze estive, per poi ritrovarci a settembre. Riprenderemo a settembre. Assolutamente sì, mica molliamo però noi. Ci saluteremo sabato prossimo. Ma faremo tutto sabato prossimo, perché abbiamo ancora un po' di cose da dire noi, dobbiamo darci una martellata in testa per tenerci silenziosi. E quindi godiamoci il termine di questa puntata con questa ultima poesia e approfittiamo, ricordo, per salutare tutti coloro che ci hanno ascoltato, tutti coloro che ci ascolteranno e tutte quelle persone che ci seguiranno su Radio Moncalieri domani. Esatto. Quindi grazie. Prego. Noi due. L'eco del tuo sorriso, la luce del tuo sguardo, il profumo della tua pelle carezzano il mio silenzio e tu sorridi più di prima, abbagli quanto il sole, sei dorata come il grano e profumi più dei fiori. E io carezzo gli occhi tuoi, assaporo la tua pelle, volo insieme al vento e scrivo versi d'amore. E noi incrociamo l'eco degli sguardi, sorridiamo ai profumi assaporati, sogniamo ciò che ci appartiene e ci avvolgiamo i corpi nelle braccia. E poi andiamo incontro alla vita, guardiamo lo stesso cielo, ci tuffiamo nello stesso mare e vivendo la stessa aurora andiamo incontro all'amore amandoci come solo amando si riesce a fare. Naturalmente bellissima, e su queste parole di speranza, di amore e di sogni da realizzare, quindi con amore ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Poesia Merenda finisce qui e ricordiamoci che sognare si può. E non è peccato. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, grazie.